che abbiamo elaborato sono molto più diciamo, articolate all'interno del documento, abbiamo poi cominciato ad esplorare con l'aiuto del supporto scientifico, quindi del gruppo del SSIC e del CNR, nonché di alcune organizzazioni ambientaliste, quali sono le aree di impatto. Questo è un elemento un po' più tecnico, però anche qua ho il piacere di entrare un po' più nel dettaglio. Quali sono le aree di impatto sugli oceani? Parliamo di descrittori di quello che si chiama in inglese good environmental status, lo stato di salute degli ecosistemi marini. Abbiamo analizzato 11 descrittori in linea anche con impianti normativi, sostanzialmente regolamentativi, quindi parliamo di plastica, di marine litter, è soltanto una delle dimensioni, sono molto più numerose le dimensioni di impatto. La perdita di biodiversità, l'elemento non indigenous species, cioè specie non indigene, il tema dell'eutrofizzazione legato ad esempio all'agricoltura e all'utilizzo di certi diciamo, ambientanti, fertilizzanti per aumentare la produttività, piuttosto che elementi come la variazione della temperatura o dell'energia nell'acqua, effetto di alcune pressioni dell'attività industriale. Questo è stato combinato con un'analisi di 13 industrie, quindi non solo l'economia blu. L'economia blu può essere l'attività dei porti piuttosto che il maritime transport, il trasporto navale, piuttosto che la costruzione, shipbuilding, ok, la cantieristica legata a questo. L'abbiamo estesa, abbiamo considerato food and beverage, quindi la produzione di cibo, l'agricoltura correlata, il tema per esempio del settore tessile, della moda o il tema dell'energia. La CO2 finisce nell'oceano, acidificazione.